Allora, buon Natale a tutti. Oggi è il giorno di Natale e stamattina ho scartato i regali, quindi vi faccio il video subito e poi vado a cambiarmi perché tra pochino, in realtà tra pochissimo, vengono tutti i parenti a pranzo e quindi mi dovrei far trovare almeno decente. Allora, iniziamo subito. Inizio subito dal primo, anzi dall'ultimo regalo che ho ricevuto. Sì. Dalla mia estetista mi ha fatto questo pacchettino e questo profumo. Allora, inizio dal profumo, si chiama Seduction Elisir ed è, a parte questa scatola meravigliosa, ed è fatto così. Eccolo qua, è questo qua. Carinissimo e anche buono perché ovviamente l'ho aperto e spruzzato. È buonissimo. E poi mi ha fatto, aiuto perché sono così un disastro, e poi mi ha fatto, in questa bustina ci sono due cose, che tra l'altro una l'ho usata questa mattina per truccarmi. Allora, c'è questo, non saprei, questo, no, non so se in realtà è un lucida labbra o una tinta labbra, della Eva Garden, non lo leggerete mai, lo so, c'è luce, e è il numero 61, anche questo non ve lo metterà mai a fuoco, mai proprio, vabbè, e è di questo colore, simile a quello che ho su, è carinissimo, e poi, aiuto, io perdo capelli ovunque, e poi ho usato questa della Vagheggi, illuminante viso, base illuminante, è questa qua, che l'ho usata. L'ho messa su oggi, lascia tutti dei brillantini, quindi per Natale mi sembrava carino. Eccola qua. È questa. E questo è il regalo della mia favolosa estetista. Poi, da dove iniziare? Iniziamo. Ah! Poi ieri sono andata alle terme con le mie bimbe e avevamo de detto di non farci regali, ma la Ludo è matta e ci ha fatto una crema di Victoria's Secret a testa. La mia è Coconut Passion. Eccola qua. Non so se riuscite, ecco, la vedete? Ed è dorata, quindi la adoro, grazie. Poi, eccole qua, Yamamay, sono due sacchettini e sono due paia di mutande. Allora, questo qual è? Ah, queste nere, carinissimissimissime. Eccole qua, fatte così, carinissime. E poi queste rosse. Vai, saluta. Abbassati però. Ma è stupido. Guarda, in pigiama. Buonasera! Allora, scusate per l'interruzione, ma il mio fratello ancora era in pigiama. E si è venuto a cambiare. È stupido. E si è venuto a cambiare. Vabbè. Allora, poi queste rosse che sono quelle per Capodanno. Aspettate, si trovo il verso. E so reggi con le, con il reggicalze abbinato. Carinissime, guardate come sono fatte davanti. Ok, e questo è Yamamay. Poi, continuiamo veloce se non finisco mai. Vai con tinta labbra. Vai con tinta labbra e questa è la 56 Deep Brown. Che io ve le fo vedere, ma tanto a fuoco non ve le metterà mai, vabbè. Eccola qua, è questo marrone scuro che mi piace tantissimo. Poi, Kiko. Kiko, vabbè, uno smalto rosso. E poi questa confezione qua, che è Romance and Desire. Ed è il set carino, mi piace tantissimo. Eccolo qua. E c'è la candela, il profumo e la crema per il corpo. Vado veloce perché mi devo cambiare. Sento che qualcuno è già arrivato. Poi, sì, Telly Whale, un semplice maglioncino che io amo perché ultimamente ho comprato tutti i maglioni di Telly Whale. Maglioncino nero, semplicissimo ma caldissimo e morbidissimo. Volevo mettere questo oggi per Natale.
Sì, sempre nel mio mood molto natalizio, perché ultimamente mi sto vestendo solo di nero a dicembre, e, ma in realtà involontariamente. È caldissimo, meraviglioso, però me le metterò mentre ho un'altra cosa. E metterò esattamente questo che me l'ha fatto mamma e papà. Questo vestitino qua che è adorabile, se trovo il verso. E metterò questo, almeno è nero, ma almeno c'è un po' di oro, perché se no. Allora, davanti è fatto così, carinissimo, con questa gonnellina. E dietro è così che lo amo alla follia. Guardate com'è. Aspettate, ok. Guardate come dietro è tutto trasparente. E oggi metterò questo. Poi proseguiamo, sempre mamma e babbo mi hanno fatto questo, ma è diciamo questo più sull'utile, ed è l'hard disk esterno per il computer. Poi, questi sono due miei autoregali di prima donna, sono due paia di scarpe. Il primo è questo verde, perché in realtà feci una sfilata per loro tempo fa e tra l'altro c'avevo un buono che mi diedero da scalare, quindi ho detto ne approfitto. Allora, questo è il primo paio, carinissime, fatte così verdi con questo laccino sulla caviglia, che non avevo un paio di scarpine verdi, quindi ho detto le compro. E poi queste che mi piacevano tantissimissimissimissimo, sono di questo rosso vino di pelle lucida, guardate come sono. Oddio, hanno il tacco un po' più grosso, però sono meravigliose, mi piacciono tantissimo. E queste qua, e l'ultimo regalo è quello, oddio, sono invasa. L'ultimo regalo, credo di aver fatto vedere tutto, sì, è quello di mio fratello. Eccolo qua, queste sono le mie prime cose di Mulat, perché ho sempre detto lo compro e non l'ho mai comprato. Allora, qui c'è il bigliettino e c'è scritto un messaggio speciale per te dietro, ora dopo lo guarderò, e mi ha regalato tre cose. Allora, uno è un rossetto ed è Cherie, quello qua, che è quello che ho su adesso. Io ve lo apro per farvelo vedere, ma insomma sbocciato ce l'ho sulle labbra, eccolo qua, ed è questo. Poi mi ha fatto due tinte labbra. Allora, una è la 02 Vanguard e una è la 01 In My Birthday Suite, che non vi metterà mai a fuoco perché stamattina non mette a fuoco. Vabbè, allora, questa è Vanguard. Eccolo qua. Io in realtà pensavo fosse un po' più sul grigio, invece mi pare un rosa antico, non so, eccolo qua. Sì, lo vedete bene. E poi questo qua che è un nude, eccolo qua. E queste appunto sono due delle Velvet Ink. Ecco qua, e questo era l'ultimo regalo. Io vi auguro ancora buon Natale e noi ci vediamo al prossimo video.